dove tu hai una buona struttura sulla zona centrale del campo, tutto quello che può essere offensivo, quello che può essere difensivo, ne va a beneficiare. Quindi l'equilibrio di squadra si dice tuttora che avere una buona struttura nella parte centrale del campo sia un grande vantaggio per la squadra. Il mio paese, che si chiama Bellusco, è qui a circa 12 km da Monza, dove fin da bambino ho iniziato con gli altri miei compagni di un anno in più o della mia stessa età. Loro hanno vissuto insieme, io l'ho allenato per 6 mesi poi... e poi non ho saputo buono, più niente. No, ha vinto... strada facendo la società del paese faceva la seconda categoria e poi la prima categoria. E ho avuto modo di disputare anche una parte di stagione, perché poi a 16 anni mi ha preso il Monza. C'è anche lui. Pischia, ragazzi, qua l'unico documento che io ho di Patrizio sono queste cose qui. L'ho vissuto con la libertà di chi ha l'incoscienza dell'età e soprattutto con la non consapevolezza di dove ero. Cioè, io non ero consapevole che stavo giocando in Serie A. Per me era giocare una partita di calcio, come tante altre partite in Serie C o all'oratorio, per me era la stessa cosa. Credo che sia stata una delle mie forze, ma non lo dico con presunzione. Credo che l'incoscienza a volte è una forza. Lì l'ha voluto Radice, noi non lo conoscevamo, l'ha voluto Radice, no, viene questo a gamba, prendiamolo. Patrizio era un grande corridore, macinava chilometri. No, Patrizio è un ragazzo d'oro, un ragazzo bravissimo, proprio. Anzi, noi ci univamo nella nostra contestazione dei big, sempre scherzando, perché quel Torino lì è rappresentato da Claudio Sala, Graziani, Pulici, sono le tre frecce, diciamo così. Poi c'erano Pecci, Zaccarelli, che anche loro erano diciamo di livello nazionale, eccetera. Io e Patrizio invece, scherzando, dicevamo che non avevamo mai questi riconoscimenti, però eravamo la vera sostanza di quella squadra. Devo dire che in effetti con Patrizio io ho avuto un buonissimo rapporto, tra l'altro anche lui arrivava dal Monza, come Luciano, come il sottoscritto, e devo dire che qualche volta l'ho lasciato da solo su quella fascia, perché tante volte io partivo sulla destra e lui aveva come punto di riferimento il sottoscritto. Poi è chiaro che ho avuto il vantaggio, credo che era un vantaggio, avere un allenatore che ti ha voluto, che ti ha portato, quindi credo che sia anche quello un vantaggio. Però non era il tipo che ti dava, perché ti aveva portato, ti dava e ti lasciava dentro se meritavi di stare dentro. Lui ha fatto anche delle scelte a volte impopolari perché la vedeva così, non si faceva condizionare da nessuno. Soci playboy dell'urbe. Allora, ragazzi. E venivamo un po' dalla campagna, no? Tutti e due. Patrizio poi che ragazzi. L'aveva lasciato un po' dopo, eravamo militari assieme, una sera ci eravamo, andiamo al night, eravamo a Roma, militari, andiamo al night, arrivano queste ragazze, e io avevo la cassa quella settimana, perché mettevamo un po' di soldi per uno e teneva la cassa, quella settimana l'avevo io, una settimana per uno, così che andavamo al ristorante, andavamo dove andavamo, quello che aveva la cassa pagava. E allora andavamo dentro, queste ragazzine, abbastanza avvenite, poi noi sai, 20 anni, il testosterone, i rubinetti. I famosi rubinetti. Balliamo, champagne, tartine, socio, per destra, sinistra. Finché alla fine andai a pagare il conto, fu abbastanza salato, ma non lo dice a Patrizio lì per lì, solo avrebbe dormito. E bello fu che dopo, andando in camera, Patrizio non veniva a dormire, capito? Fai lì alla finestra, cosa fai, Patroclo? Perché lo chiamavamo Patroclo quando giravamo per l'urbe. Patroclo. E allora Patroclo dice, sai, gli ho dato 10.000 lire alla ragazzina che dopo finisce di lavorare, prende il taxi e viene qua, ha detto, prendete, vieni a dormire che domenica abbiamo il campionato. Per la dimostrazione che comunque vedi che noi vediamo questi ragazzi, no, che hanno 20, 25 anni alla TV a giocare le partite e pensiamo che siano pronti chissà cosa, no, che abbiano
una preparazione della vita per quello che guadagnano magari o per quello che sono conosciuti, in realtà sono come, siamo tutti così, siamo tutti, sono come i nostri figli o, che a 20, 25 anni devono ancora imparare molto, gente semplice, hai capito? E magari giudichiamo delle volte solo per certo. quello che appunto guadagnano, non pensando che sono ragazzi normalissimi. Certo. Comunque per la cronaca non arrivò nessuno, dormimmo tranquilli. Perché eravamo curiosi di vedere la fine. Com'era la fine? No, questo... no, dormimmo tranquillissimi. Tranquillissimi. Non arrivò proprio nessun taxi, nessun campanello. Sicuramente un ragazzo che tuttora apprezzo per la sua generosità, per la sua voglia di vivere da buon romagnolo, ma soprattutto per la sua delicatezza. Cioè, adesso ti dico una cosa, lui quando mi incontra, oppure quando ci salutiamo dopo che abbiamo passato una serata ai club o da qualche altra parte, mi saluta e dice ti voglio bene, cioè, non è che dice ti voglio bene a tutti, voglio dire, non è che dico a te ti voglio bene dopo che ci siamo finiti l'intervista, ma con tutto il bene che ti posso volere, per l'amor del cielo. E quindi questa cosa mi ha stupito. Patrizio, al contrario di Pecci, è riuscito ad arrivare ad alti livelli perché lo ha voluto, ha avuto, come ho detto prima, come ha già detto precedentemente, la parte fisica sua è molto importante, però gli ha applicato sopra l'umiltà e la costanza per diventare. E, Patrizio sicuramente è uno di quelli che, vedendo Ciccio con questo tipo di mentalità calcistica, con questa voglia di non mollare mai, con questa voglia di, sapendolo superiore a lui tecnicamente e come forza di giocatore, è riuscito ad assimilare questo, è riuscito, e Patrizio ha sfruttato al massimo quelle che sono state le sue, si è costruito molto. Troppo bravo, niente, Patrizio non si può dire niente, mi chiedo perché il Torino non abbia preso Patrizio per sotto il giovanile, questa è una cosa, poteva solo insegnare umiltà, dedizione, serietà, è bravo, assolutamente. Un ragazzo simpatico, anche lui molto disponibile, generoso, come era in campo era anche fuori, quindi ragazzo semplice, ecco, quindi credo che in quella squadra fosse forse il meno dotato di talento, ma la cui generosità però risultava poi essere molto utile alla squadra. Era bravo per il suo ruolo, era molto bravo per il suo ruolo, lui era più dinamico, giocava a fianco di Pecci, però anche lui sapeva fare la differenza con gli inserimenti. Quindi era una squadra, credo, costruita anche con una certa logica negli anni, negli ultimi 2, 3, 4 anni, una logica che poi è stata completata con capacità o anche con un pizzico di fortuna, vedi il sottoscritto, vedi Caporale, che siamo arrivati così, uno perché c'era Pecci, l'altro perché l'allenatore viene a pescare in C, quindi poi ci sono anche degli episodi come questi due che ti ho detto, anche fortunati, però non è solo fortuna, credo. Eravamo una squadra completa per ruolo, magari non avevamo, perché poi allora c'erano 15 giocatori nella rosa, poi c'erano ragazzi della primavera, quindi non avevamo una rosa ampia come adesso, ma sicuramente anche le tra virgolette seconde linee, avevamo Garritano, avevamo Bacchin, avevamo Gorin, avevamo Roccotelli, mi ricordo Lombardo, quindi avevamo quei 5-6 che potevano dire la loro, insomma, dai. E col Toro, ripeto, era una lotta continua, anche se poi il Toro e la Juventus, ho detto sempre parlando di Torino a Perugia, in quegli anni era dura per tutti, era assolutamente dura per tutti, perché quella è una squadra costruita con un'intelligenza unica, non con un grande budget, prendendo giocatori che dovevano avere una rivalsa, ma di una certa età, con invece i giovani da lanciare, con un'intelligenza fatta da Toma, Ramaccioni, Castagnere, tutti ricordano queste a Perugia, ma con poco, con la forza delle idee. Quindi tu pensa quanti giocatori offensivi avevamo dentro la squadra, Caio Sala, le due punte, Zaccarelli, io, Pecci, che era un giocatore che gli piaceva anche lui partire, quindi avevamo caratteristiche molto più per andare ad offendere, ecco perché poi la mentalità nasce dal fatto andiamo ad aggredire là davanti, perché poi abbiamo giocatori abili e capaci che possono in qualsiasi modo fare gol. Infatti Renato fa 5 gol, mi sembra, in quell'anno, Pupi ne fa 21, Graziani ne fa 17-18, Claudio Sala, che secondo me poteva fare molti più gol, ma ne fa meno, però lì fa fare un casino, fa fare tanto. Mai mi sarei aspettato sinceramente di partecipare attivamente a quel mondiale.
il fatto di essere stato convocato ero già felicissimo di questo, perché vuol dire comunque che, detta no, non da me ma da chi ti convoca, vuol dire che fai parte di una rosa di 40 giocatori di livello. La Juve ne aveva 9 che giocavano in nazionale, compreso Paolo Rossi che era nel Vicenza in quel periodo, e noi avevamo quei 6-7 giocatori che venivano convocati sistematicamente, quindi credo che io ho fatto parte di quella spedizione proprio perché giocavo in quel periodo nel Torino. Avessi giocato in un'altra squadra non so se andavo a fare un mondiale. Finita bene, nel senso non finita bene, ma per me è finita bene perché feci poi la finale del terzo quarto posto, sì, la finalina, e quindi fui anche soddisfatto perché poi alla fine di tutto, quando smetti, dici però dai, sono stato fortunato. Poi dopo nell'81 andai a Genoa e vabbè, ci sta, con grande dispiacere perché non... Per me il Toro doveva essere l'unica squadra con cui avrei dovuto viaggiare professionalmente dentro il campo, per me, e avrei avuto questo... Avrei voluto, mi sarebbe piaciuto. Sarei rimasto perché il Toro non è che mi abbia detto vai, c'è la Sampdoria che vuol parlarti, che ti vuole, e per me era come dirmi vai via. Per me è stato come dirmi vai, vattene, più o meno, dai. Però accettato, perché comunque poi devi anche accettare questo, fa parte un po' del gioco. Un giorno mi chiama Eraldo e mi dice guarda, che c'è la Fiorentina che ti vuole. Vabbè, mi fa piacere, dai. E andai poi alla Fiorentina. De Sisti mi voleva e andai alla Fiorentina, feci 23 partite su 30 quell'anno. Un ambiente, un buon ambiente, una tifoseria calda, però bene. Non fecimo un grandissimo campionato, mi ricordo. E poi niente. Poi vabbè, poi successivamente poi ripresi ancora l'anno dopo nella Fiorentina, poi a ottobre andai a Pisa. E poi dopo i 3 anni a Cesena, i 2 anni a Parma, poi l'ultimo anno a Solbiate in C, e poi ho appeso le scarpe al chiodo. E per 10-11 anni faccio l'allenatore in Serie C, tra C2 e C1, e poi decido di interrompere dopo una chiamata di Renato Zaccarelli, quindi mai per scelta propria, perché fondamentalmente tu non decidi mai, decidono sempre gli altri poi alla fine. E mi dice se volevo andare a allenare la Primavera del Toro, e questo per me è stato un grande privilegio che è durato purtroppo 10 giorni, perché sono arrivato nel momento, credo, sbagliato, no, perché poi non c'è mai un momento sbagliato all'inizio, lo sai dopo che magari è sbagliato, ma per altri motivi che non derivavano da delle scelte mie, ma scelte societarie, che purtroppo il Toro è fallito, e poi subentra la nuova proprietà che prende altre strade, e poi faccio questa scuola a Torino per 6 anni, e devo dire che è stata un'altra grande esperienza di vita. Oltre che del campo, con poche pressioni a livello proprio agonistiche, quindi solo un inizio di sperimentare questa scuola individuale, dove tu cercavi di far crescere attraverso un percorso tecnico e anche coordinativo questi bambini che venivano a prendere delle lezioni private.